Siamo nello studio della Junior Film e qui intervisteremo alcuni bambini che stanno per fare i provini. Mi chiamo Aurora. Io Sofia. Hai già fatto film? Sì. Quale? I Cesaroni. Bene, te facevi la parte di? Mirka. Come ti chiami? Beatrice Maglione. Bene, hai già fatto qualcosa in TV? Sì. Cosa? Ho fatto Piano Solo. E che parte facevi? Facevo Paola Cortellesi da piccola. Ti sei divertita a fare il film? Sì, molto. Hello, what's your name? My name's Ottimio Emone Valerio Trabletti. Ok, did you do a film? Yes. Which one? I Cesaroni. And do you want to be an actor when you will become big? Yes, I do. Te come ti chiami? Alessandro Pellegrino. E hai già fatto un film? Sì, sotto il mio giardino ho fatto una comparsa ai Cesaroni. Bene. E ti sei divertita? Tanto. E ci sono stati dei momenti veramente buffi o qualcosa del genere, qualche storiella? No. Niente di speciale, quindi. È solo divertimento, punto. Ok. Niente. E neanche i Cesaroni, ovviamente, quindi. No. Però mi sono divertita, ho conosciuto bene i protagonisti, il bambino di nome Mimmo, siamo stati insieme, siamo diventati amici, in poche parole. Bene. E a scuola? Tutto bene. Se la sono presi i maestri, le persone della scuola che hai saltato dei giorni? No, non se la sono presa. Veramente i maestri mi incoraggiano, i compagni un po' meno. Cioè, mi hanno preso prima, seconda, terza, quarta in giro, quindi sto cercando di non prenderla troppo seriamente queste prese in giro, però io lo faccio perché mi piace. Come ti chiami? Carlotta del Prede. Ok. E hai già fatto un film te? No. Sei emozionata? Un po'. Che film ti piacerebbe fare? Boh. Come ti chiami? Gianmarco del Prede. E come va la scuola? Bene. Quando hai fatto il film, hai fatto? Sì. E quando hai fatto il film, a scuola come andava? Bene. I tuoi amichetti di scuola? Sì, sì, non mi hanno detto niente. Ti applaudivano oppure ti prendevano in giro? No, ti volevo dire che io ancora non ero andata a scuola perché avevo 2 anni. Perché ti piace fare l'attore? Mi hanno scelto e mi hanno chiamata a me. E quindi sei felice che ti hanno chiamato? Sì. Potevano prendere tanti e hanno scelto te? Sì. Quindi te sei stato fortunato? Sì. Luna. Di cognome? De Masis. Sei emozionata? Sì. Tanto? Sì. E cosa vorresti fare? Un telefilm o un film? Tutte e due. E da grande? Non so, o pianista o ballerina. Ah, quindi ti piace ballare? Sì. Cantare? Sì, molto. Quale di più? Cantare. E canti bene? Abbastanza. Diego. Di cognome? De Raimo. Quanti anni hai? 7. Hai mai fatto un film? Sì. Quale? Una pubblicità. Sei emozionato? Sì. Tanto? Sì. E cosa vorresti fare? Un attore. Caprioli. Hai già fatto un film o una pubblicità? Sì. Pubblicità o film? Tutte e due. Pubblicità, che pubblicità hai fatto? Una della Barilla. Ho fatto un film con Sabrina Ferilli. Poi una fiction di uomini e donne. E poi certe volte mi hanno chiamato per un medico in famiglia. Poi poi ho fatto anche una fiction con Renato Zero. C'è un film che ancora vorresti provare a fare? Sì, I Cesaroni. Che parte vorresti fare? Che so, l'amico di Mimmo. Come ti chiami? Rosalba. Di cognome? De Giorgis. E hai già fatto un film o qualcosa del genere? No, e adesso mi hanno presa I Cesaroni 3, però ancora devo prendere, oddio, le telecamere. In estate me lo fanno fare. Ah, che ruolo fai?
E hanno detto che devo fare la compagna di Mimmo. Cosa fai fuori scuola? Degli sport. Quali? Danza e recitazione. Ti piacciono? Sì. Quale di più di tutti? Recitazione. Perché ti piace tanto recitazione? Perché, non lo so, la puoi esprimere, puoi giocare con i tuoi compagni, puoi fare tante cose. Puoi interpretare, che ne so, dei personaggi buffi e il maestro ti dice diverse cose. È bella comunque recitazione. Come ti chiami? Michele. Cognome? Boccia. Hai mai fatto un film? Sì. Quale? Pubblicità. Ah, di quale? Di che cosa? Olivetti e Rocchetti. Ti sei divertito? Sì. Tanto? Sì. Cosa è successo di divertente? Ma tutto, si correva e cosa che mi sono divertito di più poi è quando ho girato. E con che attori stavi? Del Piero e Chebotto. Di che squadra sei? Napoli. 7 anni e che cosa fai, prima o seconda? Seconda. Seconda elementare. E come vai a scuola? Sei una peste? Sei una peste tu. Senti amore, sai qualche barzellettina? Che cosa vuoi fare?